buonasera. Per me è una grande emozione, un grande onore dialogare con un maestro del cinema come Marco Bellocchio, e lo ringrazio innanzitutto di essere qui all'interno di questa retrospettiva che l'Università ha organizzato per l'Aquila Film Festival. Come avete visto, abbiamo scelto due film della prima fase, due film della fase diciamo più recente. Io questa volta, ecco, nel dialogo con Mario Mazzone avevo iniziato appunto dall'inizio, dal rapporto anche tra la sua produzione giovanile di teatro sperimentale e il cinema. Invece in questo caso vorrei iniziare da Buongiorno Notte, e spiegherò anche perché, non solo perché è un film che amo moltissimo, particolarmente, ma mi sembra una buona chiave per incominciare a discutere di cinema con Marco Bellocchio. In una intervista molto bella con Sandro Bernardi per il Castoro Cinema dedicato a Marco Bellocchio, Sandro Bernardi è uno dei migliori studiosi di cinema italiani, Marco Bellocchio giustamente risponde con una certa insofferenza alla catalogazione, alla classificazione, appunto, come arrabbiato, no? Cioè, è la cosa brutta di quando dall'esordio ti danno un'etichetta che dopo poi sarai semi-arrabbiato, post-arrabbiato, e resterà però sempre questa cosa che è il cinema arrabbiato. Non c'è dubbio, indubbiamente, che il suo cinema sia un cinema politico, è stato spesso definito come cinema politico, o come cinema particolarmente legato all'esperienza del 68. Però io credo che, cioè mi piacerebbe adesso incominciare questa conversazione mettendo un po' meglio a fuoco questa categoria del cinema politico, perché è una categoria, cioè ovviamente è un termine sin troppo ampio, sappiamo che poi in fondo tutto in qualche maniera è politico. Io credo innanzitutto inizierei a dire che cosa, in che senso non è un cinema politico il cinema di Marco Bellocchio. Non è nel senso più immediato e più scontato, cioè non appartiene a quel cinema che viene chiamato infatti anche cinema civile, cioè di denuncia immediata, che ha prodotto anche sicuramente cose molto importanti, Elio Petri, Francesco Rosi, insomma il cosiddetto cinema di denuncia, che è un cinema importante, che però è un cinema che ai miei occhi, se mi è possibile, se mi è permesso, insomma, ha un po' questo difetto alle volte, anche non sempre, però insomma spesso ha questo difetto di essere un cinema molto attesi, un cinema che vuole appunto portare avanti una denuncia, una protesta in forma piuttosto esplicita. Ecco, allora perché Buongiorno Notte? Perché Buongiorno Notte è un film che affronta una sfida impossibile, quasi, insomma, cioè parlare dell'affare Moro, della prigionia di Aldo Moro, che è stato insomma una dei grandi eventi della storia italiana, dei più tormentati, dei più difficili da capire, da interpretare, da spiegare, e lo fa senza avere appunto una chiave esplicativa esplicita, non vuole dire una nuova verità su questo affare, su cui ci sono stati tantissimi libri, tantissimi romanzi, tantissime opere di finzione e di non finzione, ma lo fa attraverso l'empatia, attraverso farci entrare nella mente di una serie di personaggi, farci entrare anche nella loro quotidianità. È un film di volti, di sguardi, di storie, di personaggi. Ecco, allora a me questo sembra un primo punto su cui vorrei sentire la sua opinione, cioè questo rapporto che c'è nell'affrontare temi politici, temi storici, dello spessore, dell'importanza, della tragicità, come appunto il delitto Moro, quello che le interessa, a me sembra, è proprio un rapporto fra i personaggi e lo sfondo politico, fra, diciamo, la fiction e la non fiction, si direbbe oggi, fra le storie umane
e la politica, ecco, insomma. E in questo, vabbè, ci sono state delle critiche di umanizzazione dei terroristi, che secondo me sono delle critiche assolutamente sbagliate, perché appunto in questo puntare sul dato umano si umanizzano i terroristi. In realtà i terroristi, anzi al contrario, vengono rappresentati anche nella loro mediocrità, togliendo anche tutta quella carica un po' di latente idealizzazione romantica del sovversivo che c'era stata negli anni 70, mostrandoli invece anche appunto nella loro mediocrità, quindi non mi sembra nessuna umanizzazione in senso positivo. L'ultima cosa che dico, e poi le do la parola giustamente, è che secondo me questa maniera di fare cinema politico attraverso empatia, attraverso storie, attraverso dimensione umana, dimensione appunto di interazione psicologica, si trova anche in altri due film. Uno lo abbiamo, verrà proiettato subito dopo l'incontro, che è Bella Addormentata, dove un caso come il caso Englaro, un caso anche su questo, cioè non così epocale come caso Moro, però un caso che tuttora sentiamo come ferita, soprattutto per chi ha appunto coscienza laica, viene visto attraverso delle storie, attraverso una serie di storie, una serie di personaggi messi a fuoco e nella cui soggettività noi entriamo. E poi un film invece che non abbiamo potuto mettere, perché purtroppo quattro erano quelli che potevamo mettere, ma un film come che potevamo far vedere, un film come Vincere, in cui la figura appunto di Mussolini, la figura di Mussolini giovane, la figura viene anche lì rappresentata in una forma, direi appunto, attraverso l'interazione psicologica, attraverso il ritratto. Gli ho fatto delle domande. Non so da dove cominciare. Abbiamo tempo. No. Ma prendendo degli spunti, sì, è vero, proprio su Buongiorno Notte ricordo critiche opposte da una parte. Non dico dei simpatizzanti per i terroristi, ma dicevano: no, ma guarda, tu hai descritto i terroristi troppo stupidi, troppo. Oppure dall'altra, cioè non erano così, erano persone con un'anche profondità intellettuale, una complessità intellettuale. Oppure appunto tu li hai troppo umanizzati, ma è chiaro. Umanizzati, questo, sono esseri umani, che non è che sono delle bestie, però mi interessava quello che lei ha detto, cioè più che la loro mediocrità, quest'idea patologica, di disumanità patologica, nel senso io uccido una persona, un essere umano, per ciò che rappresenta. Questo è il massimo di disumanizzazione, in questo senso io ho voluto sottolineare e rappresentare così in modo diverso, perché anche lì ci sono, nel gruppo terroristico c'erano alcuni che avevano degli atteggiamenti verso il prigioniero e verso anche la loro vita diversi, appunto c'è uno interpretato da mio figlio che ha una fidanzata e vuole uscire, cioè vuole in qualche modo non rinunciare in modo monacale a questa vita in qualche modo da segregati. Poi nel Buongiorno Notte io mi sono riconosciuto il diritto anche di varie infedeltà storiche, nel senso che, come ho detto prima in una intervista che abbiamo fatto prima, è come se io sentissi la necessità di creare un movimento. Lì si poteva rappresentare questa tragedia nella sua ineluttabilità e nel fatto come di una di una ineluttabilità storica. Questo
è stata una tragedia che in cui ci sono state una serie di persone all'esterno che hanno cercato in qualche modo di salvare il prigioniero, ma all'interno tutto dovesse avere una sua compattezza. Al contrario, ed è una infedeltà, una cosa non vera, c'è questo personaggio interpretato da Maya Sansa che ha dei dubbi, che ha una crisi di coscienza. È poi nella storia la Braghetti, la quale poi ha scritto anche un libro, la cui crisi di coscienza, perché poi lei si dissocerà dal terrorismo, è perlomeno ambigua, perché lei in realtà partecipa a un altro delitto atroce del professor Bachelet, e poi solo una volta arrestata incomincia a capire che aveva sbagliato tutto. Questa crisi di coscienza nel film è anticipata in modo vero e anche onirico in qualche modo, e che è il carattere stilistico del film. Non dimentichiamo anche le critiche che mi sono piovute addosso rispetto all'umanizzazione di Morgan. Chiaramente io non a caso ho dedicato il film a mio padre, perché vedevo in quest'uomo forse un conservatore, un democristiano, ma comunque qualcuno che aveva seguito in modo abbastanza coerente una sua idea di Stato e anche di conciliazione di opposti partiti, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana in qualche modo. E poi questa sua passeggiata libero, che in qualche modo esprimeva da una parte il nostro stupore di tante persone che non avrebbero mai immaginato che questa tragedia finisse così, cioè che in qualche modo i brigatisti avrebbero liberato il prigioniero, e dall'altra un sentimento, è come se ci fosse un desiderio profondo che si esprimeva in questa libertà assolutamente immaginata, che è la sua passeggiata all'esterno, che poi dopo, a cui fa seguito questo funerale fantomatico con il Papa, peraltro molto ammalato, sarebbe morto dopo pochi mesi, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, senza il corpo dell'ucciso, quando lui quasi, non è che rimprovera, ma chiede a Dio: ma perché non mi hai esaudito, perché non hai esaudito le nostre preghiere e hai permesso questo atroce delitto di fronte a tutta la classe politica italiana schierata, nessuno assente, ecco. Quello sono il cavolo. No, grazie. No, grazie moltissimo, perché innanzitutto così abbiamo ricordato anche delle cose molto belle del film, cioè questa passeggiata, questa, e tutto appunto questa possibilità che poi non si realizzò. Ci riporta una categoria poi molto presente nel suo cinema, che è quella del sogno. Io penso anche al Principe di Homburg, che è un film bellissimo, di cui magari parleremo dopo. Cioè, e appunto anche la questione poi della... Sì, io appunto dicevo mediocrità, ma intendevo dire appunto è un po' quella, anche forse ingenuità. Io ricordo una delle scene che mi ha colpito di Buongiorno Notte, quando si vede il famoso comizio di Lama, insomma, in cui Luciano Lama appunto richiamava l'importanza del rapporto con lo Stato, così. E loro, i terroristi, i brigatisti, guardando questa parte in televisione, dicono: ma come mai gli operai invece non stanno con noi? Ecco, quindi questa ingenuità pure che sono. Comunque, ecco, grazie, e
Vorrei adesso passare un... su Buongiorno Notte, a livello di stile, in qualche modo lo caratterizza il film, è quest'uso di stare sempre all'interno sostanzialmente del covo e vedere l'esterno attraverso la televisione, insomma, quindi la televisione che diventa veramente protagonista, ma non solo la televisione, ci sono una serie di intromissioni anche di film del sovietici, da Zicaverto ai funerali di Lena, tutta una serie anche di immagini propagandistiche della dell'Unione Sovietica e anche il fatto che questi brigatisti dentro prigionieri loro stessi con il prigioniero vedessero programmi normali, questo era normale, c'è l'immagine di Raffaella Carrà che al sabato sera, questo fa parte un po' di quello che è lo stile del film. Sì, sì, l'immagine di Raffaella Carrà che c'è anche nell'ultimo film, questo poi ci torneremo. No, invece sì, lo stile del film, e poi ho trovato molto interessante quello che lei ha detto appunto sulla libertà, perché giustamente anche nell'affrontare eventi reali c'è una libertà interpretativa, partendo poi dalla ricchissima letteratura che c'è su quell'evento. Sì. Ecco, no, io passerei adesso, la seconda domanda sarà più breve, ecco, non si prende. No, nella prima ho voluto mettere insomma un po' le cose più forti, diciamo, sull'interpretazione complessiva appunto su questa categoria del cinema politico. Ora, tornando appunto invece all'inizio, ecco, Pugni in tasca è stato un esordio straordinario, 26 anni, lei fa un film che ha un impatto incredibile e che resta appunto come pochi, diciamo, nel film di quegli anni nella storia del cinema. E Pugni in tasca, poi vabbè, sentiamo anche il pubblico se dopo avrà anche da dire qualcosa sul film. Io però ne partirei da Pugni in tasca per una domanda più generale, cioè sul rapporto con gli attori. Perché Pugni in tasca è un film che sembra un po' pensato per Lou Castel, che per il suo volto, noi anche nella locandina universitaria sui due abbiamo messo appunto questi due giovani, che sono il giovane favoloso e Lou Castel, e poi i due invece anziani, che sono Cecchi del matematico e Erlitzka di Moro, proprio perché appunto il volto di Castel è un volto di una espressività straordinaria e tutto il film sembra nascere proprio anche da un rapporto intenso con questo attore, dato che appunto qui all'Aquila abbiamo avuto un grande studio sulla categoria dell'attore che viene appunto da Ferdinando Taviani, che ha insegnato per tanti anni storia del teatro qui. E ecco, sin da questo primo film, ma poi in tutta la sua produzione, il rapporto con gli attori e con le attrici sembra importantissimo. Ecco, appunto, anche Buongiorno Notte è un film che ha in Roberto Erlitzka veramente un punto di forza, cioè è un elemento diciamo che sembra aver contribuito proprio alla genesi del film, ma poi penso appunto non per la amicizia che avevo per lei, ma indubbiamente Laura Betti, che secondo me andrebbe ricordata di più di quanto si faccia, Laura Betti in più di un film Nel nome del padre, ma anche appunto il film Pirandelliano. E poi abbiamo Filippo Timi appunto in Vincere, Sergio Castellitto e anche l'ultimo, Valerio Mastandrea, fra le attrici Maya Sansa, che lei ha ricordato. Ecco, sembra che questi film, cioè che gli attori entrino anche nella ideazione del film, nella gestazione. Ecco, qual è il suo rapporto con gli attori e con le attrici? Ma cambia un pochino, perché alcune volte, ma però abbastanza di rado, sarebbe ideale che uno immagina un film e ha già l'attore. Questo per esempio è accaduto nel regista di matrimoni. Dopo aver fatto L'ora di religione, sul regista di matrimoni io sapevo che avrebbe dovuto essere Sergio Castellitto ad interpretarlo, e quindi in qualche modo moduli anche i dialoghi, anche le scene,
ma molto spesso questo non accade, nel senso che per i pugni in tasca, secondo me Luca Stel ha dato un apporto creativo importantissimo, a dire sì, d'accordo, il cinema d'autore, però c'è una dimensione collettiva nel cinema che per me è molto attraente. Ora, Luca Stel, che è stato così decisivo, anche se doppiato da un attore, un grande attore italiano, Raul Grassini, che adesso è morto, però è stato trovato quando noi preparavamo già il film, cioè nell'ideazione del film non ho pensato, non conoscevo neppure Luca Stel, l'ho incontrato per caso al centro sperimentale dove sono andato con alcuni collaboratori per dire ma chi prendiamo per questo personaggio, e c'era stato quel rischio anche simpatico di qualcuno che mi aveva suggerito Gianni Morandi, perché appunto, e Gianni Morandi aveva dato anche una sua adesione, poi tutti i dirigenti dell'RCA e anche suo padre in qualche modo si opposero, quasi dicevano ma non fare assolutamente, perché ti vuoi rovinare la carriera, lui era un giovane già molto promettente, e fu anche una fortuna per lui e per me anche, perché pensare a Gianni Morandi che butta nel burrone la madre, affoga il fratello disabile, vediamoci. Poi gli attori in qualche modo possono anche modificare in modo diverso, è stato un altro film. Allora Luca Stel lo incontrai per caso in un, alla mensa del centro sperimentale, io stavo mangiando e vidi un giovane che forse aveva qualcosa di bergmaniano, invece lui è mezzo svedese, aveva quegli occhi e dice ma chi è quello? Ma era un giovane che non voleva fare neanche l'attore, ma seguiva dei corsi di regia al centro sperimentale. Allora aveva fatto un provino, ricordo facevamo un provino anche a Franco Nero, sai quelle cose che uno tenta di fare, insomma. Però lui si impose subito e intuì che poteva avere una connessione profondissima col personaggio che io avevo in mente, e così è andato. Poi sai, gli attori o capiscono o non capiscono, se non capiscono è un guaio, perché allora bisogna faticare molto, ma quando intuiscono, mi ricordo quando lavorai con Piccoli, in Salto nel vuoto, sì, si faceva una conversazione preliminare su come doveva essere vestito, dopodiché io non ho potuto più dirgli nulla. Quando un attore è sbagliato, allora sì, lì ci sono dei problemi, può capitare. Sì, grazie. Interessante appunto questa, quella che si chiama appunto la storia controfattuale, no? Appunto come sarebbe stato Pugni in tasca se ci fosse stato Gianni Morandi, ma anche come sarebbe stata la carriera di Gianni Morandi se avesse fatto Pugni in tasca. Quindi, ovviamente adesso prospettarono la rovina completa, lui era molto famoso, tra l'altro aveva fatto quei film come c'era il cantante, sì, sì. Grandissimo successo, e il padre proprio lo minacciò fisicamente, dice guarda non, e quasi glielo impedì fisicamente. No infatti è interessante come d'altronde è uscito da poco anche un libro sui film mai realizzati, c'è sempre un po' questa fascinazione, cioè come sarebbero stati dei film che sono stati, tipo non so, il famoso Rivier di Orson Welles. Ecco appunto, stiamo parlando abbiamo parlato di teatro, ecco appunto la mia prossima domanda riguarda una cosa che a me un po' per il mio strano mestiere di comparatista, diciamo, chi fa confronti fra arti diverse, mi ha sempre affascinato, cioè appunto il rapporto fra le diverse arti. Allora non c'è dubbio che lei è a tutti gli effetti appunto un regista di cinema in senso forte, puro, però ha un rapporto anche con le altre arti, innanzitutto col teatro,
nel senso che il teatro è molto presente nel suo cinema, c'è Pirandello, il film televisivo di Enrico IV, appunto sì, con Laura Betti, con Mastroianni, c'è Pirandello anche in un cortometraggio, sì, L'uomo dal fiore in bocca, poi c'è Chekhov, c'è Gabbiano, che è stato un film anche quello di grande bellezza, e poi forse il mio preferito, perché ho una grande passione per Kleist, appunto Il principe di Homburg, che è un altro film tratto dal teatro, ma non teatrale, ecco, sono sempre film poi molto cinematografici, in cui l'aspetto visivo, l'aspetto onirico è molto forte. Poi non c'è dubbio che ci sia un rapporto con la musica, Carlo Crivelli, che è aquilano e che ha firmato tante musiche per i suoi film, e con cui c'è stato appunto un dialogo molto forte, ma anche appunto la regia d'opera. Ecco, la regia d'opera è arrivata non, diciamo, sistematicamente come un'altra carriera, come è stato appunto a suo tempo per Visconti o per Martone adesso, però appunto con un'esperienza molto bella come Rigoletto. Insomma, Rigoletto che il Rigoletto a Mantova, quindi appunto sfruttando cinematograficamente la bellezza di alcuni luoghi straordinari. D'altronde, appunto, se vogliamo parlare di rapporto anche con le arti, il rapporto con l'architettura, il rapporto che c'è stato col palazzo Farnese Caprarola, insomma, in un altro film, insomma. E poi, beh, da ultimo, non posso non dire, data la mia appunto provenienza di letteratura, il rapporto con la letteratura, appunto un film come Diavolo in corpo, tratto da un romanzo di grande importanza e bellezza. Anche l'ultimo film nasce da un romanzo che appunto forse non, il suo pubblico non si sarebbe aspettato, che però appunto è stata una lettura che l'ha colpita e ha deciso appunto di adattare questo romanzo a cinema, con una appunto una sceneggiatura che scritta insieme a un altro romanziere come Albinati, un romanziere premio Strega molto importante, e con una giovane come Varia Santella, che viene da una famiglia di teatranti napoletani, a me ben nota, insomma. Ecco, d'altronde altre collaborazioni nella sceneggiatura, che è il momento in cui letteratura e cinema si incrociano, ne ha avute tante, ora sarebbe veramente difficile. Tonino Guerra, però, forse sarà il nome forse più celebre che viene in mente. Ecco, appunto, come queste altre arti entrano nel... Perché il cinema comunque è un'arte, appunto, diceva lei già, collettiva, nel senso che è fatta da tante persone, che in realtà è firmata da uno, ma fatta da tanti. Ma è anche un'arte composita, in cui ci sono proprio strutturalmente... è un'arte visiva, lei ha iniziato come pittore, è un'arte in cui c'è il teatro, perché si ha a che fare con gli attori, c'è la musica, e appunto... Ecco. Anche qui gli ho dato un po' troppo carne a fuoco. Le domande un pochino più limitate. No, adesso lì il discorso è l'esperienza, poi quello che uno avrebbe potuto diventare non ha nessuna importanza. L'esperienza fa sì che io abbia il mio sguardo, il mio movimento e la mia immaginazione si sia in qualche modo compenetrata con l'immagine cinematografica, utilizzando naturalmente però passioni profonde come il teatro, l'opera, ma è il cinema dove io mi trovo più a mio agio. Infatti il Rigoletto in qualche modo mi sono divertito, mi sono appassionato, proprio perché ho lavorato con la macchina da presa, quando invece però sono attratto verso il teatro e verso l'opera, mi trovo però sempre con un difetto di esperienza, nel senso che la mia immaginazione spesso non trova un riscontro laddove l'immagine e l'inquadratura, come diceva mi pare Visconti, e purtroppo il teatro c'è una sola inquadratura, è un totale, allora non è che sì, d'accordo, gli attori si avvicinano, si allontanano, però è sempre un piano fisso. Purtroppo ho accettato, no, io dico per scherzo, no, questa sfida ulteriore a primavera di
dirige l'Andrea Cedie al Teatro dell'Opera di Roma, so benissimo che sarà croce delizia, perché quello che io immagino sia bello sia brutto non ci sarà il tempo di realizzarlo, proprio perché poi ci sono le prove, ci sono i cori, ci sono il direttore d'orchestra che è il vero regista, e vale questo anche per il teatro. Solo il teatro al cinema lì mi oriento con più passione. Appunto, se noi pensiamo al Gabbiano, è stata un'esperienza in cui si è rispettato il testo letteralmente e integralmente di Chekhov, però io ho avuto il modo di dire la mia, insomma, di far sì che le immagini che io mi venivano in mente in qualche modo venissero rappresentate. E anche il Principe di Homburg, ancor più il Principe di Homburg, perché prima di tutto lì abbiamo fatto una selezione notevolissima e poi soprattutto abbiamo tradotto, e quindi il linguaggio italiano in qualche modo mi ha permesso di renderlo più familiare. Lei sa benissimo che Kleist scrive versi, e quindi sarebbe stato difficilissimo fare del cinema per me, però invece in italiano in qualche modo è stata un'esperienza, non che le altre non mi siano piaciute, ma c'è sempre sul teatro quel poco che ho fatto, si poteva fare di più, non sono riuscito a tradurre in immagini o a comunicare agli attori quello che io avevo in mente. Questo è un fatto di esperienza, insomma, ormai io mi devo rassegnare al cinema, anche se sono tentato, appunto, sono io liberamente che ho accettato di dirigere la Trascine, tra l'altro opera complicatissima, però mi mandai, lo faremo in modo molto anche decoroso, verrà bene, però insomma, so già benissimo che si potrà fare non tutto quello che uno vorrebbe riuscire a fare. Sì, vabbè, noi siamo contentissimi che lei si rassegni al cinema, aspettiamo i suoi prossimi film. Però io, da melomane e abbonato all'opera di Roma, sono ovviamente molto incuriosito dal suo rapporto con Andrea Chenier, che poi è un'opera in cui la storia, appunto, ritorna appunto con forza, come in poche opere, insomma, quindi aspettiamo anche quello. Beh, poi insomma bisogna anche ricordare che lei viene appunto da un posto come Piacenza, su cui l'opera è proprio, cioè, non proprio, ma insomma vicino, diciamo, che è un luogo insomma, in cui l'opera è proprio radicata anche nella tradizione popolare, insomma. No, la Dracinè è un dramma molto impetuoso, però veramente ci sono dei duetti in cui parlano in un modo così assurdo i personaggi, che vabbè, è perché è la musica che conta, è chiaro, il canto, però se lei lo conosce, insomma, dicono delle cose che se uno le legge dice ma che cavolo stai a dire, è una cosa assurda, però il canto è la musica. Bene, ecco, io sì, punto. Poi l'ultima cosa che volevo ricordare, o un'ultima domanda, ma la lascio per dopo. Un'ultima cosa che volevo ricordare, dato che abbiamo parlato di attori anche di rapporto degli attori, mi ero dimenticato di dirlo prima, appunto, l'esperienza molto importante che lei ha proprio appunto con una scuola di attori. Sì, ma più che attori, noi facciamo questo corso con grande leggerezza, quindi anche con grande piacere, proprio perché c'è la libertà assoluta di fare senza il problema del giudizio, nel senso che si lavora come una scuola. Poi è vero che alcune cose girate a Bobbio sono state presentate, quindi si sono esposte al giudizio anche di un pubblico, però nel farle c'è proprio quella libertà per cui tu al mattino decidi di fare una cosa su un canovaccio piuttosto anche abbastanza abbozzato con dei giovani
che partecipano assieme ad altri professionisti e diventa un'esperienza di 2 settimane estremamente, veramente senza retorica, ricca per me sicuramente e spero anche per loro. Certo, siamo sicuri. Bene, ecco, io a questo punto darei la parola al pubblico. Tra l'altro in questo periodo abbiamo la fortuna che all'Aquila c'è anche in programmazione l'ultimo film, appunto, Five Bisogni, che alcuni di voi avranno visto, quindi c'è una prima domanda. Sì. Volevo fare una domanda in particolare, due domande in particolare, una sulla i pugni in tasca, il calo lavoro, che è stata una rivelazione per tutto il mondo della sua potenza registica. E vedo che ci sta una dicotomia tra città, campagna nel film, e anche volevo sapere se Luca Stelle rappresenta, che è il perno della vicenda, il motore della vicenda, in lui confluiscono diverse tensioni, l'amore, diciamo, una tensione sessuale, una tensione sul potere, sul denaro, la propria indipendenza, e quindi diventa proprio un po' il motore centrale. Lui assorbe molto bene a questo ruolo, quindi volevo sapere se, perché c'è questa dicotomia tra campagna e città, se è qualcosa di autobiografico, se, perché poi si sente il linguaggio che ha la cadenza della lombarda, diciamo, e quindi penso che ci sia anche un rapporto con le proprie esperienze familiari, affettive, dell'infanzia. È così dirompente però la rappresentazione di una famiglia in disfacimento, di una borghesia in disfacimento. La seconda domanda era il rapporto dialettico con la religione, che è molto presente nel film, nelle sue opere, anche nelle ultime, anche in questa che vedremo fra poco, cioè il condizionamento dovuto alla presenza dello Stato Vaticano, del Papa, di una cultura profondamente cattolica del nostro paese, e che fa da deterrente a tanti cambiamenti che ci potrebbero stare, io penso, no? Cos'è un debito formativo, anche quello, anche nel nome del padre, il collegio, la descrizione del collegio e dell'educazione, della rigida educazione, diciamo, cattolica? Diciamo, rispetto alla religione io non ho assolutamente mai voluto fare del cinema manifesto contro la religione, contro però in realtà questo è venuto da sé, nel senso che tutti noi quando rappresentiamo non solo i registi ma gli scrittori, i pittori, cioè, naturalmente noi rappresentiamo quella che è la nostra vita, non è che le cose vengano dall'alto, quindi la religione nella mia vita, nella mia educazione, la religione cattolica, l'educazione cattolica è stata qualcosa di molto molto importante, da cui da cui non è che mi sono sottratto per odio e quindi per amore, in un certo senso, mi sono sottratto perché la mia vita, a partire dalla mia adolescenza, è come se si allontanasse da questa esperienza, da questa paura, perché il tempo del mio essere cattolico, in fondo mi ricordo quando ero bambino, quando ero ragazzino, era proprio quello che mi veniva inculcato, il terrore della morte e di andare all'inferno. Questa cosa poi ha costituito per me una ribellione, non credendo più a queste cose e a questa paura, questa angoscia che io ho vissuto fino alla preadolescenza. Dopo poco alla volta me ne sono allontanato. Queste cose naturalmente ritornano nell'immaginazione, nel costruire delle storie. Il discorso di Bella Addormentata, ecco, forse potremmo dire che un po' l'unico film che, o forse non so se sia l'unico, però è un film abbastanza, ecco, fatto per
per ammirazione verso, come punto di partenza, per ammirazione verso papà Englaro, cioè questo, il suo coraggio, la sua dignità, la sua discrezione, il suo condurre questa lotta per tale, è come se quella, quel personaggio, quell'uomo lo guardassi con un'ammirazione sconfinata, e quindi sentivo questa necessità di rappresentare quel dramma con la sua conclusione, ma naturalmente cercando poi, ma non di difendere, ma perché naturalmente ho voluto raccontare attraverso storie immaginate attorno a quella vicenda e ai giorni della sua conclusione, in cui veramente lì c'era da parte mia, c'è ancora un atteggiamento di rifiuto verso l'ipocrisia del mondo politico, un presidente del Consiglio che in poche ore vuole sempre, per non perdere l'appoggio vaticano, inventarsi una legge, mentre chiaramente questa ragazza era già morta da 17, questa è la mia opinione, poi naturalmente chi è cattolico qui può pensare il contrario, era già morta da 17 anni, questo credo a Pino Englaro, e questa corsa ad approvare questa legge, e quindi queste immagini connesse con tutta una serie di storie inventate. Per quel che riguarda poi i pugni in tasca, sai, il discorso è questo, che il pugno in tasca nasce da una necessità profonda, ma che non è campagna città. Noi girammo a Bobbio anche per una necessità, perché nessuno pensò, noi provammo a cercare il denaro per fare il film e nessuno ci diede nulla, e io capii con un pragmatismo che devo dire che mi riconosco, che dovevo in qualche modo trovare io il modo di farlo, e questo è stato scritto chiedendo un prestito ad una banca. Pensai che Bobbio potesse essere un luogo più facile, perché tutto il film è ambientato in una villetta un po' fuori Bobbio e in un appartamento che apparteneva alla mia famiglia, per cui tutta una serie di spese furono fortemente abbassate, insomma. Ma da un punto di vista sociologico, questo me lo dice mio fratello, da un punto di vista sociologico il film è totalmente, direi, assurdo, perché l'Italia di allora, in questo senso, vive della di quella che è la tragedia di una vita familiare rappresentata così, ma che in qualche modo da un punto di vista sociale non corrispondeva molto all'Italia di allora. Tant'è vero che noi ancora nella sceneggiatura, ma che poi tagliammo, c'erano dei timidi rapporti, per esempio, con il Partito Comunista. Lui andava ad un certo punto, entrava nella sede in una del Partito Comunista, proprio perché si voleva, allora non so se lei ricorda, i quaderni piacentini, c'era tutto un discorso contro il revisionismo del Partito Comunista, e quindi si voleva in qualche modo toccare anche qualcosa che riguardasse più direttamente la realtà italiana di quegli anni. Però capimmo che non c'entrava nulla, perché i pugni in tasca andava in tutt'altra direzione, la direzione di un giovane la madre cieca, proprio l'emblema di una incapacità totale della madre di rispondere a tutta una serie di furiose esigenze sue, e quindi un discorso di potere, non di denaro. Lui, in qualche modo, eliminando
mamma cieca e in qualche modo conquista un certo potere dentro quel contesto medio-borghese. Un'altra, altre due cose, posso chiedere due cose sul momento, cioè il fatto che non c'è ancora una legge sul fine vita qua nel nostro paese, nella nostra legislazione, riallacciando un attimo sull'Englaro, e che l'uomo politico, che forse era uno dei meno peggio, come dei cristiani, che viene rappresentato nel Buongiorno Notte, è quello delle convergenze parallele, cioè della conciliazione di cui parlava. Adesso questa conciliazione, questo confluimento, sono confluiti sia Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, in un unico partito, e adesso stanno mettendo mano a una carta molto importante per il nostro paese, la Costituzione, ci sarà un referendum. Non le rispondo. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche altro. No, infatti sì, anche perché sennò è meglio cambiare. Io ho una mia opinione, ma non gliela voglio dire. No, infatti. Sentiamo altre domande. Anche io ho due domande. La prima, vorrei sapere perché lei ha scelto di non far apparire la famiglia di Aldo Moro nel film, e la tragedia quindi che stava vivendo. La seconda, vorrei sapere se lei partecipa al montaggio dei suoi film e in che misura. Guardi, lì è stata una scelta proprio stilistica, nel senso che quando io decisi di accettare, perché anche questo mi fu proposto, questo film, di fare un film, c'erano due possibilità, in qualche modo non opposte, ma assai diverse. Una di rappresentare sequestro e morte di Moro tutta all'esterno dell'appartamento e attraverso tutta una serie di personaggi che vivevano questa esperienza ma senza quasi vedere mai il prigioniero. Poi, dopo aver letto la cronaca attraverso il libro della Varghetti, appunto Il prigioniero, scelsi di stare all'interno del... Allora, mi sembrava che fosse una questo una specie di Kammerspiel, questo teatro da camera, potesse essere la chiave formale, espressiva, per me più interessante. Devo fare una scelta, ho scelto la seconda. E quindi, in qualche modo, il discorso sulla famiglia è un altro film, ma io ho scelto di stare dentro il corpo. Ecco. Lei mi chiede del montaggio? Vabbè, il montaggio... ci sono... Anche nel montaggio ci sono vari modi di... ci sono grandi maestri che non vanno mai nella sala di montaggio. Mi ricordo De Sica lasciava al suo montatore, perché ci sono dei film che diventano capolavori che non hanno bisogno. I pugni in tasca, io l'ho detto, l'ho ripetuto, che il montaggio di Silvano Agosti è un montaggio creativo, che è stato molto importante, molto decisivo. Adesso io tendo a seguire abbastanza il montaggio, però con queste nuove tecniche avviene più che in passato che il montatore, soprattutto, vabbè, Francesca Calvelli è mia moglie, insomma c'è un grosso rapporto di conoscenza e di fiducia, avviene che il montatore spesso fa un premontaggio, cioè imposta, perché conosce anche il materiale, che adesso tra l'altro è trattabile in modo completamente diverso. In passato era tutto meccanico, c'era la pellicola, c'era il magnetico, anche
le scelte andavano ragionate in modo molto diverso, perché come lei sa, dopo un certo numero di tagli la pellicola era praticamente distrutta e allora si lavorava con un'altra mentalità. Adesso, e questo può essere anche un danno, lei può fare tutte le variazioni possibili e quindi non rendersi conto, adesso si direbbe tutti sanno montare e nessuno sa montare, se lei vede tutti con i loro oggettini montano ispirandosi spesso al montaggio della pubblicitario e molto spesso il cinema tende ad assomigliare a quello, ecco. Ma comunque io do una grandissima importanza al momento del montaggio. Sono altre domande? Ah sì, una lì. Intanto un grande apprezzamento perché riesce ad essere un poeta anche rappresentando aspetti molto tristi della nostra realtà. E, in particolare ho apprezzato in Buongiorno Notte la differenza tra il mondo interno, che non era soltanto quello della stanza, dell'appartamento, ma era anche quello della biblioteca dove lavorava la fanciulla, e quindi il buio, e poi una domanda proprio sull'aspetto della cultura, dei libri che sono molto rappresentati, e invece questa immagine di Alto Moro, che è sua, che è poetica, che è tutto alla luce del giorno, cammina con la sua serenità e si respira, anche chi guarda respira un'aria di libertà che è una libertà tutta interiore. Invece la presenza della biblioteca, di questo ambiente buio, perché in fondo buio credo che sia l'animo dei personaggi, nella loro tristezza ma anche nel buio della propria spiritualità, dove la luce brilla soltanto nel personaggio femminile, anche se costretta poi a mantenere quella che è la sua parola. Ecco, che funzione ha la cultura? Perché questa presenza del libro, ma un libro chiuso, una biblioteca buia, una biblioteca dove si vedono i libri cadere, o si vedono libri che apparentemente riconosciamo dal loro aspetto esterno di quali case editrice sono, ma in realtà non sappiamo, no? La disciplina o l'argomento preciso. Ecco, che funzione ha? C'è una morte o un sopire della cultura in questo film? Questo non ho pensato, forse il bello di questi incontri è che spesso il pubblico mi fa scoprire delle cose a cui uno non ha pensato. No, certamente la mia formazione i libri di carta, ecco, e per me anche a livello della elaborazione di immagini, di storie, i libri, il teatro sì, senz'altro, però i libri sono stati molto molto importanti. Se noi pensiamo certe connessioni sono riconoscibili, se noi pensiamo anche qui in tasca, è chiaro che anche se il film in qualche modo è più astratto, più freddo i pugni in tasca, però indubbiamente di quando ero adolescente, poi giovane, Dostoevsky è stato per me una lettura di grande formazione, dico Dostoevsky, ma tutta la letteratura russa, se penso poi, molto connesso, anche se sono due grandissimi artisti ma molto diversi tra loro,
Dostoevskij da una parte e Chekhov dall'altra. Ho scoperto successivamente la grandezza e la profondità di Pirandello, successivamente, voglio dire, però la mia formazione ancora, a parte il fatto che io non riesco, che ho una certa età, non riesco a leggere sul tablet, no, io ho bisogno della carta, ecco, anche se non sono un fanatico del... però quella cultura lì, la grande poesia, ma anche le cose imparate la prima volta a scuola e poi ritrovate certi poeti piuttosto che altri. Chiaramente io non faccio delle classifiche, ma per me Pascoli è stato un poeta di una importanza estrema per la mia formazione, per il rapporto con la mia vita e con la mia... educazione, più che D'Annunzio, più che Ogozzano, oppure per il periodo politico c'è stato un momento in cui Bertolt Brecht è stato estremamente importante, ecco, però la cultura, i libri, il teatro hanno rappresentato qualcosa di estremamente importante, e la storia. Io che i giovani della storia oggi non gliene frega niente, non posso crederlo, però la storia è di un'importanza estrema, insomma, però vedo giovani anche molto molto intelligenti che ma la storia non mi interessa, però a me interessa invece moltissimo i libri di storia, mi interessano. Siccome c'è questa presenza costante nelle film e anche nella casa, dove è una casa provvisoria, però ci sono tanti libri e sono tutti molto scuri, come se fossero antichi, è come se il sapere antico, ho pensato il sapere del passato, ci ha prodotto poi questi giovani così terroristi che hanno... Ecco, questo ho dato l'interpretazione mia. Quelli erano tempi in cui i libri erano importanti, però anche nei libri loro erano molto ideologici, nel senso, non nel senso maoista di bruciare Shakespeare, ma nel senso però che quello che... cioè lì c'era quel pragmatismo ideologico che sembra una contraddizione, per cui si legge solo ciò che serve per fare la rivoluzione, ecco, insomma, in parole... poi loro lo ammettevano, i pentiti, leggevano poi i fumetti porno per masturbarsi, perché la masturbazione in qualche modo diventava una cosa sbrigativa che risolveva il problema del sesso, perché la loro concentrazione era tutta sulla lotta armata per conquistare il potere. Comunque grazie. Prego. Grazie. Bene, io a questo punto farei un'ultima domanda che avevo appunto lasciato. Però questa volta molto puntuale, precisa, e siamo partiti con l'idea della con la formula ribelle, no? Appunto, questa in genere si è lei, d'altronde nel suo cinema c'è la ribellione a tante istituzioni, l'istituzione militare in marcia trionfale che non abbiamo ricordato, l'istituzione del collegio che invece abbiamo ricordato, l'istituzione del manicomio che pure non abbiamo di cui non abbiamo parlato, che è presente più di una volta. E poi appunto la religione di cui abbiamo parlato, l'idea appunto della ribellione all'istituzione è indubbiamente presente, se no ovviamente questa formula non sarebbe uscita. Però in genere gli artisti hanno anche una ribellione ovviamente nei confronti, ribellione edipica nei confronti dei loro predecessori. Lei si è trovato, ecco, noi questi incontri li abbiamo, è stato un caso forse, ma insomma alla fine abbiamo avuto due artisti, due registi di due generazioni diverse, però lei si è trovato ad avere prima di sé una generazione di registi, cioè, piuttosto ingombrante, insomma, forse anche troppo mitizzata, cioè all'estero resta, insomma, il cinema italiano resta ancora sempre quello della stagione d'oro, Antonioni, Fellini, Visconti, che è la generazione appunto che l'ha preceduta. Come è stato appunto fare il cinema dopo questa presenza ingombrante, come è stato il suo rapporto con quella generazione e come magari con la generazione invece che l'ha seguita, insomma, per fare appunto un po' un discorso di sì. Generazione.
Ma quando si incomincia si lavora anche, e giustamente, per fortuna, in modo piuttosto incosciente, uno fa, ma non... Poi è chiaro che quando si è molto giovani si è dei giudici anche molto spietati e spesso sbagliando. Io ricordo, e non me la perdono mai, quando io avevo già fatto alcuni film, poco, uno o due, feci una critica in una intervista televisiva contro De Sica, perché io dissi che da un certo momento in poi, pur ammirando dei capolavori assoluti, poi lui aveva fatto appena Il Giardino dei Pizzicontini, non di disprezzo ma di sufficienza, e lui da grande maestro proprio non me la perdonò mai, insomma. Infatti una volta eravamo da un produttore, prese, non volle neanche più salutarmi, cioè voglio dire, c'è una esagerazione, però effettivamente il giovane alcune volte dice anche delle sciocchezze. E poi, ma soprattutto, c'è un capire progressivo e diverso. La grandezza, per esempio, di un Buñuel, io mi accorgo di averla capita non immediatamente, come anche la genialità di Fellini, diciamo, non che io lo considerassi assolutamente, però c'era come un per esempio io prediligevo Antonioni a Fellini, ma sono quelle cose che è vero che poi è accaduta una cosa, me lo ricordo in certe note critiche, come se i pugni in tasca fosse la tomba del neorealismo, che poi è una scorrettezza critica, perché già Fellini, già Antonioni, già Ferreri, già Pasolini avevano in qualche modo sepolto però effettivamente, perché c'era ancora l'Unione Sovietica, c'era il fatto di guardare al neorealismo in modo non patetico, però fuori dalla storia, come veramente l'âge d'or del cinema italiano, è durata anche quando sono passati dei grandissimi maestri che sì, erano nati col neorealismo, ma dal neorealismo si erano completamente separati. Noi andiamo per ultimi, ecco. Benissimo, noi ringraziamo Marco Bellocchio per la sua disponibilità. Grazie a voi.